significato ha oggi il primo maggio? Oggi il primo maggio per molti lavoratori è difficile e complicato, perché cresce, diminuisce il lavoro, cresce la cassa integrazione, la disoccupazione, non c'è una risposta ai precari. È evidente che un primo maggio così è un primo maggio dove si può festeggiare soltanto perché stiamo un po' insieme, ma è un primo maggio di lotta, di protesta, io dico anche di proposta, che dobbiamo sostenere con una mobilitazione che non deve fermarsi al primo maggio. Il governo ha parlato dopo mesi e mesi di varie finanziarie di crescita. Ha percepito qualche segnale di questa crescita o non è cambiato nulla? Ad oggi non c'è niente. Crescita significa decidere degli investimenti, fare e definire delle priorità, sostenere i processi di sviluppo economico da parte di parte delle imprese. Non c'è una sola misura, un atto del governo che va nella direzione di sostenere lo sviluppo. Basterebbe decidere, ad esempio, come ha ricordato qui in questa piazza il sindaco di Lecco, basterebbe sbloccare il patto di stabilità dei comuni per consentire un settore importante come l'edilizia di riprendere. Non si fa nemmeno questo. Credo che non ci siano ad oggi segnali che invece sarebbero assolutamente urgenti. Anni, perché la crisi continua a essere una costante, i tanti posti di lavoro persi, le incertezze. Fare festa non significa fare una parete, significa mettere tutti questi problemi al centro di una giornata che rivendica il diritto al lavoro come un diritto, come dice la nostra Costituzione, fondamentale per la dignità delle persone. Quindi è un po' una festa, come dire, non dico dimezzata, ma una festa vera, perché ci si distrae un momento con la musica ma senza dimenticare tutte queste sfide. Cosa può fare il comune di Lecco in questo momento? Due cose: la prima è essere vicini a coloro che vivono una situazione di difficoltà, in collaborazione con la provincia, con il Fondo Diocesano di Solidarietà al Lavoro, con altre istituzioni. Ad esempio, abbiamo cercato di moltiplicare le opportunità di borse lavoro, di tirocini guidati. Sono magari misure di carattere temporaneo ma importanti per non far perdere di vista il valore e la dignità delle persone. Secondo, stiamo cercando di riattivare lavori, cantieri, commesse, perché anche questo è un modo di aiutare l'economia. Su questo però abbiamo il vincolo di questo patto di stabilità che non ci consente di spendere tutte le risorse che abbiamo a disposizione per gli investimenti. Speriamo che nei prossimi provvedimenti governativi ci sia più attenzione a dare libertà agli enti locali di investire su opere e manutenzioni. Anche questo è un modo di essere vicini al mondo del lavoro e alle imprese. Maggio, che significato oggi ha questa ricorrenza? Primo maggio oggi vuol dire ricordare che per il lavoro bisogna sempre lottare, che il mondo sta cambiando
che oggi ci sono necessità diverse rispetto a quelle di una volta. Quando è nato il primo maggio si voleva celebrare il ritorno alle 8 ore di lavoro dopo che la gente lavorava molto di più. Oggi invece vorremmo che le persone lavorassero almeno 4, 5, 6 ore al giorno e abbiamo un problema diverso, però il lavoro è sempre al centro del problema, della questione della vita delle persone, perché il lavoro dà dignità alla persona prima ancora della retribuzione che serve per la vita della persona. Il lavoro oggi va tutelato, va ricercato, va assolutamente promosso e reso stabile. Questo è il bisogno che noi oggi dobbiamo mettere in campo, dobbiamo chiedere ai governanti, dobbiamo chiedere agli enti locali, dobbiamo chiedere agli imprenditori di fare tutti uno sforzo, alle banche di rimettere in circolo denaro per far ripartire il lavoro. È solo da qui che partirà la crescita e che quindi ci metterà tutti nelle condizioni di poter pagare il nostro debito e di uscire da questa crisi così mostruosa della quale stiamo vedendo solamente gli aspetti deteriori e i peggiori per i cittadini, soprattutto i lavoratori pensionati, che sono quelli che prima di tutto pagano gli effetti di una crisi. Thank you.